last man standing match. Yes, yes, don't worry. I already know the name of my opponent, and I can't wait to get my hands on him and spit on his face all my anger. I defeated Theobald once, and I can destroy everyone twice. So we won't be... Well, I won't tell, but you must help your boss. That's important, Hildeburg. Make no mistake about it. Ma, no, non ho capito, scusate. MBD già conosce il suo avversario di questa serata. Ecco, c'era un zampino di John Pranzo, ve lo dico io, ve lo dico io. Insomma, un atleta che vuole quel titolo a tutti i costi, e abbiamo la conferma, si tratta proprio di Mr. P, che non ha avuto la chance, l'ha avuta Will Theobald in WF, ora però tocca a Mr. P, ragazzi, è stato scelto dai fan, e come prevedibile era proprio lui, il suo avversario. Mr. P, he's here between us. Mamma mia, ragazzi, molti cartelli a recitare il gigante americano, miglior esordiente del 2016. Tre anni dopo può diventare un campione qui in WWF, un titolo secondario, è vero, però è sempre un titolo importante. Last Man Standing Match tra questi due ragazzi, il titolo WWF ovviamente è in palio questa sera qui al Rising Sun Roulette Super Show, la 44esima edizione di questo show spettacolare davvero. E qui Mr. P ha tratto lo shot di una vita. MD però ha difeso il titolo in un submission match, o meglio, scusi, era un submission match in quella della WWF 6 giorni fa. Domani sera vorrà essere in WLF con il titolo ancora una volta alla vita, ma sarà molto difficile perché questo Mr. P è subito partito dalla stragrande. E attenzione però alle possibili interferenze esterne che abbiamo sentito. Hildeburg, che insomma era con MBD, gli diceva: tu sai cosa fare, devi aiutare il tuo capo. E ovviamente il suo capo è proprio MBD stesso. Ma Mr. P non gli sta dando scampo. Potremmo avere un secondo cambio di titolo dopo quello che abbiamo visto riguardante il titolo di coppia. Eh sì, attenzione qui. Mamma mia, ragazzi, MD qua veramente distrutto. Ma qui è stranamente il debut che non si fa vedere. Stranamente d'altronde Big Mike né Callino sono qui, Hildeburg non è qui. E Mr. P, guardate, sta dimostrando davvero di essere superiore nettamente, senza interferenze. Però attenzione qui alla risposta del campione con un neckbreaker molto particolare. Attenzione che i colpi di MVP sono molto forti, sa colpire bene, mira la testa ovviamente. MVP la testa, la nuca, con la sua powerbomb va a colpire proprio lì. Però Mr. P qua, attenzione, Fireman Carry. Attenzione però alle manovre di sottomissione di lo stesso MBD, che è diventato un maestro grazie all'abilità di John Pranzo. E John Pranzo ha molta fiducia in questo atleta. Neckbreaker ancora,
Questo MVP che conosciamo è l'MVP veramente campione, che poi butta fuori Mr. P. Mr. P sembra avere dei problemi adesso, è dopo un buon inizio. Pensai che non c'è neanche la squalifica in questo confronto. Il vincitore che resta, scusate, l'ultimo uomo in piedi praticamente vince il match dopo un conteggio di 10. Io penso che per MVD questa sorte avverrà molto presto. Sì, attenzione, altro running power slam, e stavolta lo finisce ragazzi. Stavolta è tutto pronto forse per l'F5 forse, attenzione Mr. B. Vediamo se se lo carica, back suplex prima, mamma mia, lo sta mutilando e è tutto finito qui. Oh, niente F5, bravo MVD in questa circostanza. Vediamo se lo riesce a buttare fuori, e invece è lui ad andare fuori. Questo è un brutto colpo da parte del gigante americano. E MVD direzione F5, niente a fare, ma neanche la powerbomb di MVD. Low blow! Non ci credo! Low blow! Niente a fare con la powerbomb però! Mr. P! Se lo carica! Era tutto pronto! Per il tornado! Forza! 5! Mamma mia, vicino ai gradoni! Ma MVD! È giampiedi, non ci credo, il campione è giampiedi. Forse riuscirà a schivare la prova dell'ultimo, la manovra, mamma mia, questo MVD è incredibile. Però attenzione, adesso viene rimesso nel ring, un colpo alla gola, è un big boot, e qui il match potrebbe davvero essere chiuso. Sì, abbiamo un nuovo campione forse. Il suo nome è Mr. P. Siamo a 4. Attenzione. 5. 6, non ci credo. 7, incredibile, MVD sta per cedere il passo al nuovo campione WLF. Il suo nome è Mr. P. Sì, abbiamo un nuovo campione dunque, clamoroso, il regno di MVD dura quasi un mese e abbiamo un nuovo campione, WLF. Incredibile, sono rimasto allibito, completamente allibito da questa grande prestazione. MVD perde il titolo e Mr. P è il nuovo campione WLF. Sì ragazzi, ma attenzione, ma il De Burghi a terra, ecco perché non è intervenuto. Lo zampione di Mr. P è presente, ma forse non era solo, potrebbe esserci qualcun altro. Mamma mia, che storia ragazzi, qui in WLF ne vedremo delle belle domani sera, mamma mia.
detto questo, è Sam McMorton, per lui la prima grande title shot per il titolo internazionale. Ha avuto in passato per il titolo intercontinentale, ma aveva un'altra testa e ovviamente un'altra esperienza. Sarà un grande match questo. Eh sì, anche perché ci hanno appena informato che sarà un full count anywhere, ragazzi, quindi grande spettacolo. Iniziare subito McMorton all'assalto con le sue manovre veloci, il presa attacco, però insomma Sean Finley non è l'ultimo arrivato, è forse il più grande campione WWF di tutti i tempi. Sean Finley, sempre passato per tutti, ma Sean è ancora campione internazionale, ormai è campione da Extreme Rules, se non erro, sì, da quando vinse il titolo contro Edward. Attenzione! Spinning Fisherman Suplex con rotazione velocissima. Una manovra molto rapida questa. Attenzione qui, lo prende! Bravissimo! Ma è morto qui, nel pregara! Che mossa che gli ha seguito, mamma mia! Grandiosa manovra, davvero mostruosi entrambi i lottatori. Sono grandi atleti, tutti e due molto tecnici. Ovviamente fini un po' di più, anche più esperienza. Ma attenzione! C'è un po' il mancio, un po' di slam qui. Ma non ci credo, attenzione! No! Cold breaker da parte di Sean Finley. E attenzione, back kick! Va vuoto però. Allora, attenzione, va fuori dal ring McMorton. Perché non si aspettava l'arrivo di Paul Mancio. Che lo butta giù. Non ci credo qui. Ancora Nightbreaker. Ma qui Sean Finley potrebbe vincere facilmente il match qua. Abdominal stretch. Siamo fuori dal ring, attenzione. Mentre Mancio se ne va. Voleva soltanto dare fastidio. Attenzione qui! Alla sedia! Che legnata ancora! No, salta la mano, attenzione! Prende la cintura! È finito qua il match, qua è veramente finito il match. Back suplex sulla sedia, mamma mia! Lo ha rovinato qua. Invece! Mamma, non ci credo! No! Stavolta Sean Finley a colpirlo! Niente a fare stavolta, mamma mia ragazzi! Sean Finley era meglio! Lo fa sbattere contro il paletto di sostegno del ring! Questa è una bella botta! Sean Finley qua potrebbe provarci forse, niente a fare, attenzione! Back kick! Stavolta ce l'ha, non ci credo! Le corte! Mamma, McMorton vicino a vincere il titolo, ancora neck breaker! E ora va fuori dal ring, attenzione, forse uno springboard. Sbaglia tutto qua. Se l'ha messo malissimo McMorton. E springboard da lui! E va a segno, anche se non perfettamente, ma va a segno qua. Attenzione! Il match continua fuori dal ring, attenzione! Una testata, mamma mia! Alla sedia, attenzione! Non ci credo! Vannaminator! Finito il match, vai a chiudere McMorton, un nuovo campione internazionale, uno soltanto, mamma mia ragazzi. Il sicuro kick va a vuoto qua, attenzione,